Salve, sono Sergei Nikitin-Rimsky, sono storico di città del Novecento e stasera passeggiamo per una via più particolare di Berlino, Karl Marx Allee. E siamo qui con Giampiero Piretto, anche lui storico di cultura sovietica, autore di bellissimi libri, che da tanto tempo appassionato di Berlino. Il convegno del 79 mi è rimasto impresso soprattutto per l'altissimo numero di partecipanti. Era il secondo convegno a cui io prendevo parte, ero fresco di laurea e non avevo ancora esperienza di queste mega adunate di docenti di letteratura, lingua e letteratura russa. Era un convegno Mapreal, dunque? Era un convegno Mapreal, okay. Si teneva ogni 3 anni in una delle capitali del Patto di Varsavia. Quell'anno sarebbe toccato a Berlino e la mia insegnante di russo a Torino, con cui mi ero laureato, mi aveva detto: vieni, così fai un'esperienza, prepari un daklad, una relazione, e vedi Berlino, la città in cui io sono nata, quindi ti potrò anche fare da guida. E accompagnato da lei, quindi ho avuto le mie prime esperienze berlinesi. Ricordo queste file enormi di delegati, come si diceva all'epoca, di tutti i paesi dell'est, che durante gli intervalli si scatenavano sulle scale mobili che portavano al terrazzo dove c'era il buffet. Questo è uno dei ricordi. A tutti era stato dato una valigetta, un portafoglio, con i materiali del convegno, e Berlino era piena di persone che passeggiavano con questa valigetta in mano, valigetta nera. Noi scherzavamo, dicevano sembrano tutti agenti segreti. In realtà le valigette si riempivano di squisitissimi dolci o tartine che erano offerte durante il break dei lavori, e che su questo terrazzo venivano appunto conquistate, messe da parte per essere portate a casa e consumate più tardi in giornata o durante la sera dai vari docenti delegati. Questo è il ricordo più forte che mi è rimasto in mente. Come si chiamava la tua insegnante di Berlino? Si chiamava Nina Kaucishvili, Nina Mikhailovna Kaucishvili. Questo è un punto storico, ricorda uno sciopero del 1953, quando si costruiva il complesso di Strausberger Platz. Gli operai, i muratori, per il troppo lavoro erano sottoposti a dei turni terribili, perché la strada doveva essere conclusa e i lavori dovevano essere ultimati. Decisero di scioperare e protestare contro questi turni massacranti. Arrivarono i famigerati carri armati sovietici, che posero fine all'insurrezione, li costrinsero a tornare al lavoro, ma lo sciopero restò nella storia di Berlino ed è oggi ricordato da una delle vie più importanti del settore occidentale, che si chiama proprio Strada del 17 giugno, che collega la Porta di Brandeburgo con Charlottenburg, attraversa tutto il grande parco, il Tiergarten. E già un segnale di guerra fredda, insomma, dedicare una via così grande e importante per fare dispetto ai concittadini dell'est. Su toponomastica parleremo ancora. Torneremo. Andiamo avanti. Per molti anni stavo studiando la Tverskaya a Mosca, la strada centrale che si chiamava Ulica Gorkova, ai miei tempi. Via Gorky. E è un complesso paradossale, anche perché si usavano molto edifici precedenti che venivano ricostruiti e rifacciati propriamente. E anche lì l'uso di piastrelle era piuttosto significativo. E dall'altro lato, quando guardo Karl Marx Allee, sto ricordando Khrushchev. E non è per caso, perché praticamente
sia Kiev che Berlino furono completamente distrutti dalla guerra e la via centrale di Kiev, che era Khrushchev, era praticamente esplosa dai partigiani quando i tedeschi nazisti sono entrati in città. Dovevano ricostruire tutto e per ricostruire è venuto uno degli architetti più insoliti sovietici, Alexander Vlasov. Insolito perché era anche, prima di questo era famoso come creatore dei parchi. Allora lui ha concepito questa idea a Kiev di costruire una città con diversi livelli, praticamente non città, una strada con diversi livelli, un livello di traffico, poi un livello per pedoni e ancora un altro livello accanto all'entrata dei negozi, creando uno spazio molto suggestivo, sfruttando anche la bellezza del paesaggio kievano. Dovrei anche aggiungere che Vlasov era l'autore del primo monumento dedicato alle vittime di Babi Yar a Kiev, che purtroppo non hanno realizzato. E qui arriva, dunque, essendo il architetto capo di Kiev, comunque viene mandato qua per aiutare, consultare compagni tedeschi e viene menzionato come uno degli autori insieme a un altro collega moscovita che era Sergei Chernyshov, che una volta, come lo so dalle memorie di questa famiglia, era amico di Kandinsky, ma negli anni 20, che poi completamente è diventato completamente neoclassico. E dunque questa strada è una strada dove tu in realtà puoi viaggiare e visitare anche la Varsavia con la sua torre della scienza, ovviamente Kiev e poi anche un po' Tverskaya, perché il paesaggio direi più moscovita. È più moscovita, kievano. Sicuramente, che kieviano. Ma... Ecco, allora, rispetto alle piastrelle dei palazzi della Stalina Lei c'è un aneddoto. Si dice che i cittadini della Germania Est, di Berlino Est, che non avevano apprezzato particolarmente la costruzione di questa via e di questi palazzi, avessero definito tutto l'insieme Stalin's Claw, cioè il cesso di Stalin, perché le piastrelle, che pure erano realizzate dalla manifattura di Meissen, quindi autorevoli e prestigiose, ricordavano l'interno di un bagno, insomma. Sì, berolinismo. Sì. Dunque, alle nostre spalle c'è una delle storiche librerie di Berlino Est, Karl Marx Buchhandlung. Oggi non è più una libreria, lo è stata fino a una decina, dozzina di anni fa. E chi ricorda il film Le vite degli altri ricorderà forse che nella scena finale, proprio nella vetrina di questa libreria, il protagonista vede il libro a lui dedicato che lo riguarda. Quindi è passata alla storia anche per questo. Oggi ospita, se non vado errato, l'Associazione degli Architetti. Gli interni sono rimasti fedeli all'originale, però purtroppo non funziona più come libreria. Anche l'insegna è originale. L'insegna è originale, sono parecchie le insegne che sono state mantenute sotto controllo, sotto protezione delle belle arti, come testimonianza dell'epoca. I font delle insegne della DDR e il design della DDR è oggi studiato sistematicamente. Io invece volevo guardare questa imponente facciata molle, sì, che sembra un albergo del fine 800, sì, giusto, come Les Bains, un grande hotel o Excelsior, che dove appunto tu vedi anche queste terrazze monumentali, sì, che io credo che dovevano essere usati in un modo molto moderato in quei tempi, perché era una strada delle parate, era una strada, non era una strada era delle... dedicata, non era, sì, era una strada rituale, ecco, non era, ecco, una strada quotidianità da tutti i giorni, ma una strada importante, era un biglietto da visita di Berlino Est per il resto del mondo. Anche per questa ragione erano state coperte le case
scomode architettonicamente parlando, come dicevamo prima. Non abbastanza ricche. Rappresentative. E le riprese televisive avrebbero circolato, cinematografiche e poi televisive avrebbero circolato in tutto il mondo, e quindi Berlino Est doveva mostrare il meglio di sé. È indiscutibile che l'imponenza di queste case colpisca ancora oggi. Possiamo anche dire due parole sulla differenza fra, chiamiamola, l'architettura staliniana e quella nazista. Paradossalmente sappiamo che la realtà era ben diversa, la realtà effettuale era ben diversa da quella virtuale che Stalin era riuscito a mettere in piedi soprattutto negli anni 30, prima della guerra in Unione Sovietica. La sua architettura voleva trasmettere un'idea di benessere, di gioia, di abbondanza, di serenità. Era riuscito, grazie alla propaganda, a creare un'immagine di un mondo, una specie di parco a tema felice, dove persino le purghe, le deportazioni e le condanne del grande terrore venivano interpretate in chiave propagandistica e retorica. L'architettura hitleriana, non ne sono rimasti molti esempi a Berlino, ma esistono, è invece molto più tetra, molto più grigia, ispira un'idea di paura, ecco, non di serenità o di leggerezza. Pur nella sua immensità, questa staliniana ha dei tocchi che la rendono più graziosa, più frivola forse, anche se non è il termine più preciso. Entrambe investivano sulla monumentalità per fare sì che l'uomo singolo percepisse la propria piccolezza di fronte alla grandiosità del regime e capisse che se non si univa a tutti gli altri, se non diventava collettivo, gruppo, sarebbe stato schiacciato dalla monumentalità stessa. Infatti adesso, quando ci siamo la sera e c'è pochissima gente, non c'è, sì, il collettivo. No, noi stessi ci sentiamo un po' formiche di fronte alla immensità di questi, quanti sono, 7-8 piani. Ma invece negli anni 70 era un centro di movida? Esistono ancora adesso i caffè. All'epoca c'era meno concorrenza, sicuramente. Parliamo di Berlino divisa, quindi la vita effervescente era soprattutto a Berlino Ovest, ma anche Berlino Est, nei miei ricordi, aveva parecchio da offrire. Non era così frizzante, non era così alla moda come dall'altra parte del muro, ma esisteva una vita sociale. Il Palazzo della Repubblica stesso era diventato, dal 74 in poi, se non ricordo male, un luogo anche di aggregazione, di incontro sociale, le sue terrazze, i suoi caffè, la musica, i giochi per i bambini e tutto il resto. Certo, oggi non sono molti berlinesi che vengono a spasso sulla Karl-Marx-Allee, ci sono molte altre alternative più attraenti e che inducono meno soggezione, forse. E mi viene in mente, in realtà, un'altra prospettiva di Mosca sovietica, Leninsky Vialone, che negli anni brezhneviani era un luogo privilegiato, molto importante, sì, con caffè, con negozi specializzati sul tema, dove si facevano grandi file. E invece poi negli anni 90 è diventato un vialone impolverato. Sì. Hanno perso lo smalto. Ecco, andiamo al caffè. Andiamo al caffè. Ecco, parliamo della movida, parliamo di queste cose poco serie. Parliamo della movida socialista di Berlino Est. Abbiamo già detto che c'erano parecchi caffè, ristoranti, negozi, era una via ambita e doveva essere il biglietto da visita per l'Occidente di Berlino Est. Nel 1953 fu aperto un caffè, uno dei tanti caffè, latteria, Milch Bar, che nel 1970 cambiò nome e diventò Caffè Sibylle. Sibylle, che ancora oggi si chiama così, e l'insegna è quella originale dell'epoca. Sibylle era una rivista di moda, quindi siamo sempre più frivoli della Germania Est,
E in questo caffè si davano convegno le modelle, le fotomodelle e il pubblico che ruotava loro intorno, quindi diventò un luogo di incontro molto frequentato. Dopo la caduta del muro, dopo alcuni anni di chiusura, fu riaperto e oggi ospita un piccolo museo di storia della via con dei reperti che erano stati donati da operai che avevano lavorato al restauro della Karl Marx Allee e che si erano tenuti dei pezzi di statue e anche della famosa statua di Stalin che era stata rimossa nel 1961. E oggi nel retro del Caffè Sibille si può visitare questo piccolo museo ed è un posto ancora frequentato e gradito dai berlinesi. Andiamo. Adesso andiamo di là, nel 60? Andiamo negli anni 60, questo caffè non esiste più, ma è stato uno dei più frequentati e famosi dell'epoca. È il Mokka Milchais Bar, c'è anche una canzone che aveva fatto epoca dedicata agli incontri fra giovani in questo caffè e siamo nella stazione del metro di Schillingstrasse, dove sono esposte foto d'epoca che ricordano come fosse la via nei vari momenti, nei vari decenni della sua vita. E qui vediamo appunto un caffè degli anni 60, Movida, Berlino Est, 1960. Non c'era ancora il muro, sarebbe stato eretto nell'anno successivo, ma la città era già naturalmente divisa in settori e la vita si vede che c'era una vita sociale, una vita notturna, e fervente e anche vivace. Adesso procediamo verso altri Moscow. Esempi. Iniziamo, ecco. Dunque, siamo in piena era khrushchevana, le case erano state costruite secondo un principio richiesto da Khrushchev agli architetti, quindi spendete meno, risparmiate anche in fronzoli e in decorazioni, ma costruitene tante e costruite più in fretta. Fu costruito anche il caffè, ristorante, sala concerto Mosca, Moskva, Moscow in tedesco, che era dedicato appunto alla cucina, come abbiamo già detto, alla cucina russa in questo caso. Riporta una copia dello Sputnik, del famoso satellite artificiale che nel 1957 era stato lanciato nello spazio, è una copia conforme alle dimensioni dell'originale ed è arricchito da un mosaico che riprende un po' tutto il discorso retorico sovietico, l'amicizia dei popoli, i popoli dell'URSS, le conquiste spaziali, tutto quello che era relativo al momento, agli anni del disgelo khrushchevano. A fianco del ristorante Mosca c'era un salone di bellezza che si chiamava Babette, Salon Babette, l'insegna è ancora quella originale, che oggi è un cocktail bar. Ed è elegantissimo, qui credo davvero, me lo confermi tu, che Bauhaus, lo stile costruttivista, sia alla sua migliore rappresentazione, vetro, acciaio e qualche tocco di legno all'interno, estremamente elegante, estremamente raffinato, oggi frequentatissimo, forse uno dei locali più frequentati in questa, su questa via dai berlinesi di oggi. E sono entrambi di fronte a un cinema storico, il Cinema Internazionale, alle cui spalle c'era un albergo altrettanto storico, l'Hotel Berolina, che è stato abbattuto ed è stato ricostruito un edificio che lo ricorda molto 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 da vicino, poi potrai intervenire tu sull'aspetto più strettamente architettonico. Il cinema internazionale è legato a una serie di aneddoti, sono parecchi, ne scegliamo un paio. La fila numero 8 aveva molto più spazio per le gambe rispetto alle altre file perché era riservata ai pezzi grossi del partito quando andavano al cinema. E la
storica sera del 9 novembre 1989, la sera in cui sarebbe caduto il muro di Berlino, qui si teneva la prima di un film che avrebbe fatto epoca se non avesse coinciso con la caduta del muro. Era il primo film di tematica gay prodotto nella Germania orientale. Sono stato a una commemorazione qualche anno fa dell'anniversario della caduta del muro, dove la direttrice di allora del cinema raccontava che erano molto agitati perché ovviamente, per quanto avessero avuto tutti i permessi, non si sapeva mai fino all'ultimo se avrebbero potuto proiettare la pellicola o meno. E a un certo punto, con la sala piena, si cominciarono a sentire sirene e fermento fra la popolazione. Era arrivata la notizia che a Bornholmer Trasse avevano aperto un varco nel muro di Berlino, che era possibile il passaggio. Loro pensavano che le sirene fossero i poliziotti che venivano a far chiudere il cinema, e invece qualcosa di molto più grosso, di molto più importante stava succedendo a Berlino e nel mondo, e il film passò quindi in secondo piano e oggi se ne parla quasi esclusivamente per legarlo a questi fatti storici ben più significativi. Tu l'hai visto questo film? Sì, sì, l'ho visto naturalmente. Bello, fatto molto bene. E c'è anche un personaggio storico di Berlino, Charlotte von Malstow, che era stato, parlo al passato perché è mancata da diversi anni, il primo travestito della Germania Est. Aveva passato un po' tutte le fasi della storia di Berlino, il nazismo, la guerra, la dominazione sovietica, il muro, la caduta del muro, e era famosissimo, famosissima in tutta la città, sia est che ovest, con mille vicissitudini, e in questo film aveva quelle parti che si chiamano il cameo, faceva la barista di un locale gay, quindi è stata immortalata anche lei in questo pezzo di storia del 1989. Sei riuscito a conoscerlo? No, purtroppo no, di persona no, ho studiato un po' la sua storia, ho scritto anche su di lei, ma... più che altro non di architettura ma di toponomastica, che mi è molto caro. Vorrei aggiungere che Stalin Allee è durato qui fino al novembre 61. Perché parlo di questo? Stalin muore nel 53 e solo nel 61 a Mosca Khrushchev decide di portare fuori la sua sagoma del mausoleo di Lenin e Stalin, perché loro in due stavano dal 53. E proprio in quelli giorni prima dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre, praticamente nel corso di una settimana, loro portano via segretamente il corpo di Stalin e viene finalmente seppellito sulla Piazza Rossa, ma non il mausoleo. E poi cambiano tutti i nomi dedicati a Stalin. Sì. E soprattutto negli stessi giorni, quando qui con grande velocità, praticamente in una notte, dovevano abbattere la statua di Stalin, nei primi di novembre del 61, nei stessi giorni la città di Stalingrado doveva tempestivamente trovare un nuovo nome per se stessa, e alla fine hanno trovato il nome Volgograd, che esiste ancora. E anche tutti gli altri toponimi all'Unione Sovietica furono cambiati. In altri paesi del Patto di Varsavia, per quanto ne so, questo cambiamento è avvenuto un po' prima, anche perché gli elite erano un po' più sicuri della situazione. Qui Stalin ha durato tanto quanto ha durato in Unione Sovietica. Infatti la statua di Stalin che c'era su questa Karl Marx Allee è stata rimossa con la stessa segretezza di cui parlavi tu rispetto alla mummia di Stalin dal mausoleo di Mosca nella notte di novembre, di nascosto dalla popolazione, che la mattina non l'ha più vista e si è trovata di fronte al fatto compiuto, e la via ha cambiato nome, un tratto, quello su cui ci troviamo adesso, è diventato Karl Marx Allee, la parte più in fondo era Frankfurter Allee, quindi in parallelo a Mosca sono successe le stesse cose. Sì, assolutamente. La statua al posto del cadavere di Stalin, ma ecco, l'emblema, il simbolo al posto della mummia che
era scomoda. È curioso, qui ci sono stati molti studi, sarebbe bello anche ragionarci sopra, come si pensasse che la popolazione non avrebbe reagito. Fino al giorno prima esistevano statue, vie, città che si chiamavano in un certo modo, da quel giorno in poi proibito anche solo nominarlo, e spiegare alla popolazione non faceva parte del discorso dell'epoca, troppo delicato, troppo destabilizzante, come dicevi prima, e quindi si ricorse a questi mezzucci furtivi di notte, di nascosto, pensando che tutta la popolazione non si sarebbe accorta di niente. No, ma pensando che la popolazione più che altro capisce, sì, che bisogna star zitti. Bisogna star zitti, conoscendo la popolazione, conoscendo l'operazione che su quella popolazione è stata compiuta. Sì, e poi anche la gente che fu messa in questi palazzi erano i servi del regime, per avevano maggior parte, credo. Avevano avuto il privilegio di abitare qua e quindi non avrebbero certo obiettato per il fatto che la statua di Stalin non era più al suo posto. Non ci stupisce. Ecco, volevo ringraziarti di questa passeggiata. Speriamo... Grazie a te per l'occasione. Condividere le emozioni e i ricordi è sempre un piacere, soprattutto quando si arriva a un'età come la mia, quindi grazie per avermi proposto di passeggiare in compagnia e di poter raccontare parte delle mie storie. E diamo il benvenuto a tutti quanti vogliono scoprire Berlino anche con il tuo bellissimo libro. Chissà. Grazie. Grazie. Ciao.